Leo, ti chiedo se siete più contenti per la prestazione che avete fatto oggi o più dispiaciuti perché purtroppo anche oggi non è arrivata la vittoria. Ma chiaramente l'aspetto principale era la vittoria, però allo stesso tempo, poi se si guarda la prestazione, penso che ci sia stata, anzi abbiamo secondo me meritato di vincere la partita. È mancato un pizzico di precisione in alcune occasioni, ma la partita l'abbiamo fatta noi. Senti, ci sono tante situazioni negative in questo momento, no? Arbitraggi anche, insomma, episodi. Come se ne esce? Si chiude il 2019 e si resetta? Sì, da quel punto di vista lì anche, vabbè, è ovvio, poi è sotto gli occhi di tutti quello che è successo a Cosenza, ma non deve essere ovviamente un alibi, però lì è andata così, avremmo portato a casa punti. E in queste situazioni ora, come hai detto tu, è finito il 2019, abbiamo tempo per recuperare energie sicuramente, e per rimetterci a posto e per iniziare alla grande il 2020, che il giorno di ritorno penso che in questi anni, anche in questi anni in Serie B l'ha dimostrato, inizia un altro campionato. Quindi quello che dovremmo essere bravi noi è a resettare quello che è successo fino adesso e a ripartire alla grande. Si pensa sempre, si ragiona da squadra ovviamente, però insomma un sorriso ce lo strappa anche il tuo gol, perché i gol di Leonardo Marcuso sono importanti, servono come il pane. Certo, ma i miei gol come quelli degli altri, come quelli di tutti. È chiaro che ho avuto un po' di difficoltà iniziali, poi comunque il mio contributo ho sempre cercato di darlo, ma come hanno fatto tutti i miei compagni. In questo momento è anche riduttivo parlare del singolo. Quello che conta ora è l'andamento della squadra che nel 2020 deve essere sicuramente migliore. Secondo te, qual è la difficoltà più grande che ha avuto l'Empoli in questa prima parte di stagione? Ma io credo che abbiamo sempre cercato di mettere tutto in campo, magari le motivazioni ci sono sempre state, ma magari non siamo sempre riusciti a trasferirle sul campo. Però questo penso che sia un aspetto dove abbiamo lavorato, dove stiamo lavorando e dove almeno anche in queste partite si è visto nettamente un miglioramento. Quindi credo che ripartendo da queste ultime due partite inizieremo alla grande il 2020. Tu sei, Leonardo, uno dei giocatori simbolo di questa squadra. Ti chiedo un messaggio per i tifosi che insomma vi hanno accompagnato fuori tra i fischi oggi, no, non contenti ovviamente dell'andamento attuale della squadra. Ma i tifosi, nel senso è anche giusto che si lamentano, perché magari il tifoso vuole sempre il meglio della squadra, vuole sempre di più. Noi resettiamo questo 2019 e cerchiamo nel 2020 anche a loro di dare maggior soddisfazione. Leonardo Mancuso resta tranquillamente ad Empoli, i segnali di mercato ti interessano, ti rompono le scatole. Ma assolutamente, io non so niente, quindi poi adesso. Hai contatto lungo con l'Empoli, insomma. Sì, esatto, sinceramente ora il mio pensiero al termine della partita è quello di staccare un attimo, di rifiatare e ritrovare le energie per ripartire alla grande. Roberto, anche con te partiamo da questo concetto. Un Empoli che sicuramente ha fatto la partita, ha giocato nettamente meglio dell'avversario, però purtroppo anche oggi non è arrivata la vittoria. Un mezzo sorriso, oppure il bicchiere è ancora mezzo vuoto? Ma sicuramente mezzo sorriso non ci può essere per ora, visto non solo la partita di oggi, ma anche i risultati che non stanno venendo. Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a concretizzare le occasioni, un po' per bravura dell'avversario e un po' per demerito nostro, sicuramente. Vi aspettavate una partita di questo tipo dal Livorno? Voi avete aspettato e provato anche a ripartire un pochino? Ma sicuramente l'abbiamo preparata in settimana. Il Livorno naturalmente viene a Empoli, si è chiuso dietro e sfruttava le ripartenze. Noi, come ho detto prima, non siamo stati bravi a concretizzare le occasioni che abbiamo avuto. Ti abbiamo visto poco, anche perché insomma davanti la concorrenza è veramente ampia e spietata. Però complimenti, oggi ha giocato secondo me una partita molto, molto importante, molto interessante. Insomma, Roberto Pirrello è una freccia all'arco di Roberto Muzzi. Ma io sinceramente ci sono sempre stato, il mio obiettivo è stato sempre quello di dare il massimo in allenamento, poi giustamente il mister fa le sue scelte, io le rispetto, dico, non, cioè come sapete non sono un terzino, mi è stato chiesto di fare questo in queste 6 partite e l'ho fatto nel miglior modo possibile. Siete sfiorato anche il gol, è stato bravo a plizzare in quell'occasione. Ma quasi quasi se non la prendevo bene magari entrava. Ha fatto l'attaccante che non sei. Purtroppo l'ho presa bene, diciamo, e il portiere è stato anche bravo.
come abbiamo sbagliato io, abbiamo sbagliato anche altre occasioni, anche un cross che magari potevamo metterla sul secondo, insomma, dico, sono state diverse occasioni sciupate oggi. Chiedo a te quali sono un po' in questo momento gli umori dello spogliatoio. Ma gli umori dello spogliatoio sono uguali a quelli, agli umori che hanno i tifosi oggi, perché come soffrono loro per un motivo, noi soffriamo per un altro, ma fondamentalmente il motivo è sempre quello, quindi non possono essere che positivi, dico. Naturalmente non affrontiamo le vacanze nel modo giusto, perché voi non vuoi, dico, come io, come altro, scendiamo assieme alla famiglia che, perché è lontano, però l'umore è quello che è, speriamo in un 2020 più positivo. Come si riparte? Ma cioè, ad oggi è difficile dare una motivazione come ripartire. Ci sono, c'è il mister, c'è lo staff che sicuramente faranno le loro valutazioni. Cioè, non tocca a me dire come si riparte. Dico, noi l'importante è che diamo la massima disponibilità come abbiamo fatto dall'inizio e speriamo che le cose girano meglio. Il mister è stato chiaro, la missione è sempre quella, è andare in Serie A. Ma secondo me cioè parlare di Serie A non ha senso, perché dico, noi dobbiamo da oggi in poi dobbiamo guardare partita per partita e poi cioè, se è Serie A arriverà, se no dico, dobbiamo fare sempre il massimo e migliorare sicuramente i risultati che stanno venendo.